Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi abbiamo a che fare con una anteprima piuttosto interessante. Abbiamo qui sul nostro tavolo il nuovo Alcatel OneTouch 991D. Innanzitutto permettetemi di ringraziare Alcatel per averci messo a disposizione questa unità di prova, un'unità che è una preserie ma direi assolutamente fedele a quella che sarà la versione definitiva, versione che dovrebbe essere distribuita nel corso del mese di giugno 2012, quindi tra circa un mese. Ho smontato il cover posteriore perché vorrei partire da uno degli elementi principali di questo telefono. Come dice la sigla 991D, questo telefono ha il supporto per le due schede di memoria. Schede di memoria che sono collocate nella parte posteriore del telefono in una posizione anche piuttosto comoda da raggiungere, quindi sono molto facili da inserire. Interessante anche la segnalazione di quale delle due SIM possa funzionare in 3G e quale soltanto sotto copertura GSM. Visto che abbiamo il cover aperto, vediamo anche uno slot per schede di memoria, batteria da 1500 mAh. Nella parte alta troviamo una foto videocamera che ci permette di eseguire scatti a 5 megapixel, aiutata anche da un flash LED. Abbiamo qui l'altoparlante per il viva voce e per i suoni di sistema, e qui abbiamo un confarellino che è il secondo microfono per la soppressione dei rumori di fondo. Chiudiamo il cover posteriore e, già che ci siamo, guardando il cover posteriore tutto colorato, vi dico che il telefono che abbiamo in prova è turchese. Potete vedere nella galleria del sito anche la colorazione arancione. Il telefono dovrebbe arrivare anche in una versione bianca e in una versione nera. Mi pare di non aver dimenticato nessun colore. Differentemente dal due tap, la scelta del colore va fatta in sede di acquisto, perché i cover non sono rimovibili. Vediamo le altre caratteristiche fisiche del telefono. Nei lati troviamo solo a destra un tasto per il volume, nella parte bassa la presa micro USB, nulla nella parte sinistra, nella parte alta abbiamo tasto di accensione e il jack per le cuffie. Parte anteriore, un bel display da 4 pollici con risoluzione 320x480 pixel, un display TFT che trovo molto bello. Non andiamo a cercare paragoni con AMOLED, Super AMOLED, è molto bello così questo display. Capsula auricolare che funziona bene sia per quanto riguarda la qualità della fonia che il volume. Videocamera frontale che permette di fare anche videochiamate. E sensori di luminosità e di prossimità. Parte bassa con 4 tasti a sfioramento, tasto di ritorno, tasto lente di ricerca, tasto home e il menu contestuale. Il telefono è mosso da un processore single core da 800 MHz con 150 MB di memoria fisica a disposizione dell'utente e memoria RAM che dovrebbe essere di 256 MB. Anche in questo caso non ho trovato un dato ufficiale su questo dato, ma installando il System Info mi dice che la memoria è di 201 MB, quindi è probabile che il banco sia da 256 MB. L'interfaccia è un'interfaccia collaudata che abbiamo già visto anche su altri telefoni di Alcatel, possibilità di creare nuovi collegamenti, di inserire widget. L'interfaccia si muove verso destra e verso sinistra con le classiche pagine, accesso diretto al telefono e alla messaggistica. Guardiamo un attimo anche la messaggistica, perché c'è anche qui una piccola cosa interessante, ed è la presenza di una tastiera alternativa che Alcatel ci regala su questo telefono, la possibilità di scegliere una tastiera che si chiama TouchPal, prodotta dalla Kotec, una tastiera che abbiamo già visto in passato anche sui terminali Windows Mobile, tastiera che ci permette di avere a disposizione la visuale QWERTY, una classica visuale a 9 tasti come quella dei vecchi telefonini, o una tastiera QWERTY ma con la disposizione dei tasti a bilanciere, quindi con due lettere per ogni tasto. È facoltà dell'utente scegliere con quale di queste si trova meglio. Se non ci piace, possiamo liberamente, andando nel metodo inserimento, possiamo liberamente tornare anche alla nostra tastiera originale.
Devo dire personalmente che vanno bene tutte. Io mi sono trovato anche parecchio bene con la tastiera di serie di questo telefono. Parte telefonica. Qui abbiamo naturalmente uno dei valori aggiunti di questo telefono, che è quello di poter gestire le due SIM. Ora mi scuserete, ho soltanto una SIM dentro al telefono, non ho potuto inserire la seconda, ma qui comparirà anche la scritta SIM 2 che ci permetterà di switchare rapidamente tra l'una e l'altra. Oppure, dopo aver composto il nostro numero di telefono, potremo tramite questo pulsante decidere con quale delle due SIM far partire la, la chiamata. Dico subito che al di là di questo sistema, che comunque è stato ben implementato, funziona bene, è stabile, differentemente da altri telefoni che ho provato in passato, il software che gestisce la doppia SIM non si è mai bloccato, non ha mai creato crash di sistema. Al di là di questo, il telefono, la parte telefonica funziona bene sia come ricezione che come trasmissione del segnale, quindi va piuttosto bene. Assolutamente consueti i tasti successivi, che sono l'elenco delle chiamate, l'elenco dei contatti o i contatti che vogliamo inserire come, come preferiti. Andiamo rapidamente a vedere il browser. Adesso ci carica la nostra home page, siamo sotto copertura 3G. Il browser non fa altro che confermare le impressioni che ho sempre, provando terminali Android, comunque di un browser piuttosto efficiente sia nel caricare la pagina che nel riformattarla, con l'unica pecca in questo caso dovuta alla mancanza del, una pecca che è quella della mancanza del flash player in versione full. Probabilmente ciò è dovuto alla velocità del processore, che è di 800 MHz, che non dovrebbe consentire la certificazione di Adobe per il funzionamento del, del flash player. Detto questo, è l'unico appunto che mi sento di muovere al browser, che per tutto il resto non ha nessun tipo di problematica, quindi va assolutamente bene. Per quanto riguarda i programmi, troviamo il solito elenco di programmi installati su Android, con qualche aggiunta, per esempio il servizio di previsione del tempo, un antivirus e qualche gioco. Alcatel ha anche un pochino personalizzato le icone. Facciamo un riassunto di questo telefono e direi di partire da un dato che fino ad ora ho volutamente omesso: il prezzo. Il 991D dovrebbe uscire sul mercato a un prezzo di 149 euro, almeno questo ci è stato informalmente comunicato. Se questo dato dovesse essere comunicato, io trovo che questo telefono vada visto come un terminale eccellente. Ritorniamo un attimo indietro. A 149 euro abbiamo un display da 4 pollici, abbiamo la videocamera frontale, abbiamo naturalmente supporto alla dual SIM, una delle due con supporto HSDPA e HSUPA. Abbiamo una fotocamera da 5 megapixel con supporto flash LED, che anche qui non è una cosa di poco conto. Abbiamo alcuni programmi integrati, tipo una seconda tastiera che di solito è a pagamento. E direi che abbiamo condensato in questo telefono una serie di funzioni che non è così normale trovare in telefoni di questa fascia. Quindi il giudizio che ho di questo telefono è veramente veramente buono, veramente un ottimo terminale, che a questo prezzo secondo me merita veramente veramente di essere considerato. La possibilità di entrare nel mondo Android a un prezzo veramente ridotto e di avere a disposizione quasi tutte le potenzialità che un telefono di fascia media deve avere. Quindi veramente un complimento ad Alcatel per questo telefono, e direi che è un telefono che farà senza dubbio contento chi deciderà di acquistarlo. Un saluto da Ivan e alla prossima.